fare i conti con l'ambiente, 2015, siamo quasi alle battute conclusive, facciamo un bilancio con Giovanni Montresori, che è il presidente di Labelab e anche il direttore della manifestazione. Ecco, parliamo di una manifestazione che si conclude per l'ennesima volta con un successo di quantità, ma anche di qualità, soprattutto nei contenuti e nelle proposte. Sì, siamo qui al termine di questi tre giorni, sono state circa 50 iniziative divise tra conferenze, workshop, corsi di formazione. Avevamo anche la terza edizione ospitata del corso di alta formazione sulle bonifiche, quindi insomma tre giornate molto piene, un programma molto ricco, che è poi il punto di forza della manifestazione, questo programma che nasce dal basso, quindi dall'adesione di istituzioni universitarie, di imprese, che tutti danno il contributo per costruire un programma molto molto ricco, che poi anche a valle adesso della manifestazione vivrà, perché tutti gli atti saranno caricati nel sito internet della manifestazione e resi disponibili gratuitamente a tutti. Quindi una grande occasione di formazione, tra l'altro quest'anno oltre agli avvocati, ai geometri, ai laureati in geologia, avevamo una grossissima collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, che ha riconosciuto circa 10 iniziative come accreditate per riconoscimento dei crediti formativi professionali. Quindi questo è un grosso risultato importante, perché la formazione, infatti uno dei nostri motti è a tutta formazione, quindi cercare di spingere su questa leva, sia per ovviamente aggiornare i professionisti, le istituzioni delle ultime novità normative, ma anche per vedere tutto il discorso anche di innovazione che ci sarà in questi settori. Un festival che, come tu citavi, è giunto alla 8ª edizione, ma ha mantenuto quel carattere appunto dal basso di open content, no? Di contribuzione, che è un po' stato fin dall'inizio il punto di forza di questa tre giorni alla Vennate. Sì, il format è lo stesso da inizio 2008, quando abbiamo iniziato a pensare a questa manifestazione. Dal basso abbiamo coinvolto ovviamente il Comune di Ravenna, tutto l'assessorato all'ambiente, anche con i diversi assessori che sono succeduti, hanno sempre creduto in questo progetto e c'è stata una grandissima adesione, ovviamente partendo dalle istituzioni ravennate, per poi via via ministeri, Unione Europea, eccetera. Quindi a questo punto, finita questa edizione, possiamo già guardare positivamente alla prossima, che si svolgerà nel maggio 2016, e dal mese di settembre, quindi dal settembre 2015, inizieremo il call for paper, cioè avremo 4-5 mesi in cui andremo in giro per l'Italia, le manifestazioni, per costruire il nuovo programma Ravenna 2016. E questo è importante, fare i conti con l'ambiente, perché comunque queste tre giornate non sono né un punto di inizio né un punto di fine, sono una tappa intermedia di un percorso dove cerchiamo sempre di fare, insieme alle persone che credono in questo progetto, fare sempre del meglio. Sì, come tu dicevi, è una manifestazione che non dorme mai, no? che non va mai in stand-by, grazie a tutti i portali, i siti, ai documenti, ai canali, alla comunicazione che cercano di svolgere, anche con dinamiche, formati innovativi. Per esempio quest'anno, nel contesto di un palazzo storico come Palazzo Raspon, no? Per esempio di Ravenna, un palazzo bellissimo, abbiamo sperimentato delle conferenze davvero intriganti, dove la componente tecnica si è mirabilmente miscelata con quella tecnico-scientifica. Quindi con iniziative come la conferenza su energia e altre. Esatto, sì, questo di mixare diversi saperi nelle diverse filiere ambientali, quindi rifiuti, acqua, energia, aria, sostenibilità, e a 360 gradi un po' tutte le tematiche, poi declinate anche sia dal punto di vista più tecnico che quello più, diciamo, anche umanistico. Questo permette sicuramente un arricchimento non solo della manifestazione, ma anche delle persone che poi partecipano a queste tre giornate. Grazie a Giovanni Montresori, Fare i conti con l'ambiente 2015. Grazie.